Ciao a tutti, bacione enorme dalla vostra amica. Sì, continuiamo con l'apertura delle uova di Pasqua. Allora, balocco tai, perché sapete che io quando lo trovo ogni anno lo prendo. E ormai sarà 3 anni, questo è il quarto, forse che prendo il tai. Come, che per, come quello delle Gorgeous, che lo prendo sempre tutti gli anni. Giustamente, ovviamente se lo trovo. E sapete che io li prendo sempre perché sono i miei preferiti. Gorgeous, Santoro, mi raccomando, le belle bambolette. E queste della Thai sono quelle che prendo sempre. Poi quest'anno ne vedrete altri perché ne ho presi anche altri. E vi lascio la sorpresa. Vi ho spoilerato quello del Santoro. Se non l'avete ancora visto, vedete prima questo, non lo so. Perché adesso, cioè, ho qua un casino di sacchetti pieni di cioccolato. Sto girando un casino di video, sto prendendo un casino di uova. Perciò non so. Comunque, questo l'ho pagato 11,90 euro, se non sbaglio. E l'ho preso alla Conad qua del mio paese. E però penso che si trovi anche nelle altre Conad, anche, non lo so, lì per anche supermercati, non ne ho idea. Io l'ho trovato lì ed è, dovrebbe essere nuovo quest'anno, certo, uno in ogni uovo. Abbiamo i nostri bei tacchi perché è gennaio 2026, dovrebbe sacchetto. Se non sbaglio è già rotto, sento un ciocchettio strano. Speriamo di no. Comunque della Balocco. E è 240 grammi di cioccolette al latte, perché al latte. E la carta è fantastica, da Tetai, io li adoro, perché io sapete che poi ho la mia mensolina là dove ce l'ho su tutti. E forse ho anche qualcosa qua, non lo so se questo era quello dell'anno scorso, non mi ricordo. C'è uno qua, poi ne ho uno di là e poi sì, aspettate, c'è anche questo, vedete che io tutti gli anni li prendo e io voglio vedere cosa trovo quest'anno, andiamo, vediamo, mi piacerebbe il pandan, questo forse è la versione rigida, l'anno scorso c'erano in peluche, poi gli altri anni li ho là sulla mensolina, là sopra non riesco a farvi vedere, ci sono quelli più rigidi, insomma adesso vado alle ciance, andiamo ad aprire, togliamo il cartoncino fantastico, eccoli qua, sacchete. Apertura facilitata, che meraviglia. Poi queste corvine qua vengono sempre buone per collegare qualcosa se servono, sinceramente. Vedete che sono reduce da altre aperture, c'è qua un casino in scrivania che non vi dico, le carte in terra, il cioccolato di nei sacchetti da tutte le parti, va bene. Allora, qua abbiamo la carta fantastica dove ci sono su tutti i tipi di patatoni che possiamo trovare. Cagnolino, la tigrotta, mango carino, il lupo, l'unicorno, il panda. Ok, andiamo ad aprire. Sì, mi sa che è proprio rotto già. Scusate, la carta è fantastica, però non voglio spoilerarmi subito, perciò tolgo così, vedete, è già rotto qua. Ecco qua, la carta è vuota. Mettiamola in terra. Allora, lo scatolino è di plastica, la sorpresina è già qua dentro, però adesso io voglio fare lo stesso il banzai, mangio un pezzo di cioccolato perché e lo provare, scusate, puoi mettere il sacchetto, scatolino di plastica, andiamo a buttarlo nella plastica, ricicliamo, mi raccomando. Il cioccolato Balocco non è male, certo il cioccolato migliore resta sempre il Kinder, però facciamo lo stesso banzai. Allora, vediamo. 3, 2, 1. Scusatemi, stavo gustando il cioccolato. E ce l'ho fatta, scusatemi. Stavo masticando il cioccolato. girato, vediamo che cos'è. Un pinguino, ma io volevo il panda, fa niente. Postiamo al cioccolato. Anzi, lo mettiamo dopo nel sacchetto. Allora, quest'anno sono fatti così, un po' strani. Allora. Scusatemi. Ah, è tutta qua la checklist. Allora, quest'anno in più, vabbè, sono quelli rigidi. Hanno fatti a portachiavi, praticamente la nappina, e c'era, vabbè, questo col cornino che era molto bello, il dalmata, che carino, la scimmietta, anche il pinguino, questo qua
rosa. Noi abbiamo trovato questo lucido, gli altri sono pelosini, vellutini. Noi l'unico lucido l'ho trovato io, figurati. Non è brutto però, uffo. Volevo questo. Allora, perciò c'è Heather, Fitch, meglio che non dico i nomi forse, Grepes e Glider, vabbè, ecco. Poi Moonlight, ma io adoro i gufi, le civettine, per carità, mi piace un botto, però anche il panda, che carini. Insomma, ce ne sono 6, checklist è da 6, va bene. Andiamo ad aprire il nostro Moonlight, mi piace però Moonlight. Allora, ce la facciamo, eh. Ok, ed è un fantastico, sì, porta chiavi qua con la nappina. Che bello sigillato, eh. Che io non andrò mai a usare come portachiavi, perché lo metto nella mia collezione, perché se si rovina a me piange il cuore, perché io adoro questi tai qua, gli occhiotti qua, ma che carino. Allora, sì, questo è tutto lucido, però c'ha il bianco in vellutino. Gli altri invece credo che siano tutti in vellutino. Forse il dalmata c'ha il corpicino, tutti scamosciatini, vellutati. Però che è fantastico, ma è bellissimo. Allora, al gancetto da portachiavi con la nappina azzurra. E questo è dai. No, dai, è bello, ragazzi. A me piace. Poi io sapete che lo prendo tutti gli anni e mi piace un botto. È carinissimo, è bellissimo. È bello, 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 bello. Molto bello, bello. Ok. Basta, Nick, perché stai dando fuori di vato queste uova di Pasqua ogni anno. È una croce unica, è una rottura. Però io sono così. Niente. Mi piace aprirla e aprirle. E cosa devo fare? Mi piace farlo con voi. Farvi vedere cosa trovo. Allora, niente. Vi do appuntamento al prossimo video. Oggi abbiamo aperto questi. Poi ne vedrete altre aperture di altre uova. State in compagnia della vostra Nick. Vi adoro. Ciao, al prossimo video.